contratto subito, non si può morire in corsia, non si può! Chiedono un nuovo contratto che riconosca le professionalità impegnate nell'emergenza, un piano straordinario di assunzioni, ma anche il superamento del precariato ed investimenti nel settore pubblico. Questo è quanto annunciato questa mattina nel presidio davanti all'ospedale San Salvatore di Pesaro da parte dei sindacati di categoria FP, CGIL, CISL e UIL. Lo sciopero, a supporto del personale del comparto sanitario, è stato organizzato per chiedere al governo di invertire la rotta. A maggio 2021 saranno 3 anni che il pubblico impiego, quindi il comparto, si trova senza un contratto firmato. Quindi stiamo lavorando con un contratto scaduto. Siamo qui a chiedere rivendicazioni per i professionisti, in quanto nonostante tutto, nonostante il contratto scaduto, sono a dare massima professionalità, con massima dedizione, anche in questo momento di pandemia, all'interno di tutte le strutture ospedaliere e non ospedaliere. Quindi siamo a chiedere rinnovi contratti collettivi nazionali. Siamo fortemente anche a chiedere sicurezza per i lavoratori, dispositivi di protezione per tutti. Al momento gli operatori stanno lavorando con dispositivi di protezione, ma il nostro supporto agli operatori è quello che far sì che tutti abbiano e non vengano a mancare dispositivi di protezione. Chiediamo che tutti gli ospedali e le strutture sanitarie e anche strutture private mettano in atto l'approvvigionamento per acquistare più dispositivi di protezione per dare sicurezza a tutti gli operatori. Siamo qui per chiedere il rinnovo del contratto nazionale del pubblico impiego che è scaduto nel 2018, che è uno strumento che serve non solo per riconoscere un valore economico ai dipendenti che prendono mediamente molto meno dei colleghi dell'Unione Europea. Siamo qui per chiedere garanzie di sicurezza sul posto di lavoro, cioè fornitura di adeguati DPI e sorveglianza sanitaria. Siamo qui per chiedere la stabilizzazione dei precari impegnati nell'emergenza che stanno aspettando, pur avendo maturato i requisiti, un contratto a tempo indeterminato. E siamo qui per chiedere un piano straordinario di assunzione nella pubblica amministrazione che negli ultimi 10 anni ha visto sistematicamente tagliate risorse per il personale, per la formazione e per l'innovazione. Il periodo rischia di diventare, di avere le stesse caratteristiche che ha avuto a primavera. Proprio dopo la fine della manifestazione ci incontreremo con l'azienda ospedaliera Marche Nord per discutere del piano pandemico. Noi crediamo che al di là della fase dell'emergenza sia fondamentale ricominciare a investire in servizio pubblico, perché lo strumento attraverso cui si garantisce la salute, la sicurezza, l'istruzione e il welfare a tutti i cittadini.